La seconda parte del pass di espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo è ormai alle porte. Già dal primo annuncio, avvenuto in data 9 gennaio, era parso evidente come quest'ultima fosse la parte più succosa del DLC. E questa sensazione si è mantenuta costante fino all'ultimo trailer pubblicato ormai qualche settimana fa e soprattutto dopo aver assistito all'Isola Armatura. Inutile girarci attorno, la Landa Corona deve convincere per cercare di risollevare un minimo quest'ottava generazione, che seppur già tiepidamente migliorata all'interno della prima parte del DLC è ancora anni luce distante da quello che è il gioco Pokémon ideale in open world. Quest'oggi, in questo video che sarà anche l'ultimo prima dell'avvento dei DLC, darò la mia impressione sulle principali feature di quest'ultimo e soprattutto sul mood generale che si respira. Infine faremo anche riferimento a quei leak usciti in data 17 giugno e che estrapolano alcuni dati della Landa Corona dall'isola solitaria dell'armatura. Prima di iniziare però sappiate che il 23 ottobre, data di uscita della seconda parte del DLC, streameremo il contenuto proposto in live su Twitch insieme alla community, mentre qui su YouTube vedrò di proporvi nei giorni successivi un video che riassuma l'intera trama per quanto possibile del DLC. Detto questo però direi di catapultarci nel succo del video. Partiamo col discutere la feature che è sicuramente la più controversa contenuta nel DLC. Parlo dell'avventura Dynamax, che ci consentirà di catturare gli svariati Pokémon leggendari che in Pokémon Spada e Scudo non erano presenti. Parlo di feature controversa soprattutto dopo aver visionato l'ultimo trailer, che denota una serie di elementi positivi presenti nella feature che a mio avviso però ne mascherano altrettanti negativi. Proprio per questo direi di partire da questi ultimi. La feature, fin dal suo primo annuncio, ci era stata presentata come una nuova modalità co-op che consentisse l'esplorazione delle tane Dynamax finora mai osservate. Eppure, nei fatti, sembra che queste tane non le esploreremo mai. Accedendo infatti ad un'avventura Dynamax, verremo catapultati in una sorta di mappa 2D, all'interno della quale la nostra mobilità sarà sostanzialmente ridotta a zero, con il personaggio, sempre rappresentato in 2D, che si muoverà probabilmente automaticamente a seconda del Pokémon selezionato da affrontare. Ora, è chiaro che questa cosa qui non corrisponde all'immaginario che una persona si può fare quando sente parlare di esplorazione. Penso che alla base di un concetto esplorativo ci sia quantomeno la possibilità di muoversi, e qui addirittura questa possibilità manca completamente. Metto le mani avanti, io mi aspettavo un qualcosa del genere, lo abbiamo visto fare più e più volte. Però credo debba essere chiaro in principio che questa feature non corrisponde, come troppo spesso succede, alle aspettative. Detto questo, pur con l'amaro in bocca che in realtà mi aspettavo, vi dico che ci sono anche dei pregi e sono lampanti. Uscire vittoriosi da un'avventura Dynamax sembra tutt'altro che facile. Dal Pokémon leggendario, di cui inizialmente vedremo solo uno degli ipotetici due tipi, ci separeranno due raid di due Pokémon comuni, che verranno scelti tramite un sistema di votazione del party e che saranno in grado di infliggere danni permanenti nel corso dell'avventura. Qualora un Pokémon venga catturato all'interno di un raid, un giocatore, verosimilmente l'host dell'avventura, sarà in grado di sostituire il proprio Pokémon ipoteticamente danneggiato con quello appena catturato. Non sarà peraltro possibile utilizzare strumenti all'interno dell'avventura e la regola precedentemente limitata ai singoli raid, secondo cui dopo 4 Pokémon sconfitti si verrebbe automaticamente catapultati fuori dalla tana Dynamax, viene qui estesa tutta l'avventura e dunque i 3 raid disponibili. In compenso sembra che sul percorso per giungere al Pokémon leggendario vi siano vari aiuti, tra cui strumenti collocati tra i corridoi tra un raid e l'altro, ed NPC che verosimilmente agiranno in maniera curativa sui Pokémon. Il fatto che poi del leggendario si conosca un unico tipo può portare a delle situazioni particolari. Se ad esempio venisse visionato a schermo il tipo terra, potremmo esserne condizionati pensando di affrontare un Landorus per poi trovarci davanti Zygarde, il che conduce l'intero party che affronterà l'avventura a delle scelte strategiche abbastanza mirate. Infine sarà anche possibile affrontare una modalità infinita che ci consentirà di addentrarci quanto più possibile raid dopo raid all'interno dell'avventura Dynamax, venendone catapultati fuori una volta sconfitti. Ho però lasciato volutamente un ultimo dettaglio da parte per recuperarlo adesso. I Pokémon con i quali affronteremo questa nuova feature non saranno infatti i nostri, ma saranno dei Pokémon Anolo, un po' come accade ad esempio all'azienda Lotta. Ora, benché io mi renda conto che ciò è fatto per livellare la difficoltà e probabilmente per tenerla sotto controllo, credo anche che questo sia un compromesso evitabilissimo. Partendo dal presupposto che è sicuramente più soddisfacente catturare un leggendario con il proprio Pokémon che ci ha accompagnato nell'avventura piuttosto che con dei Pokémon Anolo, non capisco come mai in queste funzioni online, e mi riferisco anche retroattivamente ai raid presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, non sia stato introdotto un level scaling. Voglio dire, era così difficile scalare i livelli di ogni singolo
singolo Pokémon online, come accade con le lotte competitive o ancora più indietro con l'azienda lotta per l'appunto? Penso personalmente che la soluzione dei Pokémon a Hoenn sia una soluzione di comodo, che non va ad aggiustare un'originaria gestione della difficoltà online veramente penosa. I raid di Pokémon Spada e Scudo sono venuti a noia proprio perché bastava un Zacian al livello 100 per aver vinto praticamente ogni raid possibile e inimmaginabile. Non posso dirmi scontento in assoluto riguardo ai Pokémon a Hoenn, voglio dire, renderanno queste sfide sicuramente più interessanti. Ma d'altro canto credo anche che ci siano compromessi migliori e già presenti nel mondo Pokémon. Poi certo, per la presenza dei Pokémon a Hoenn può sempre esserci una spiegazione a livello di lore. Potremmo venire a sapere che i Pokémon che possiamo scegliere sono allenati specificamente per resistere a grandi quantità di Dynamax. Però, onestamente, ho dei seri dubbi a riguardo. Insomma, parliamo di una feature che sicuramente a livello di difficoltà promette bene, ma che a mio avviso risente anche dei difetti sempre visti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E soprattutto dovrà essere in qualche modo spiegata a livello di lore. Perché i leggendari sono nel sottosuolo di Galar? Che cosa ci fanno effettivamente lì? Di questo parleremo a fine video. Al discorso appena fatto, a mio avviso, poi si allaccia anche un'altra feature. Parlo del torneo delle stelle di Galar. Onestamente ho sperato fino all'ultimo che questa feature non comprendesse solo ed esclusivamente gli allenatori incontrati nel nostro viaggio in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma che si potesse assistere a qualcosa di simile al Pokémon World Tournament, dove avremmo potuto affrontare anche personalità di altre regioni. Questo però non è avvenuto, tanto che il sito ufficiale ci dice letteralmente che gli allenatori con cui potremo fare squadra saranno i tanti allenatori che hai incontrato nel corso delle tue avventure in Pokémon Spada o Pokémon Scudo, DLC compresi. Ora, sembra che anche in questo caso si sia voluto puntare sul fattore difficoltà. Le accoppiate che nei trailer vediamo sembrano abbastanza compatte e coerenti. Vedasi, per esempio, Ludicolo e Pelipper di Yarrow e Azzurra, che sfrutteranno una delle combo da Rain Team più utilizzate in VGC. Inoltre, a seconda delle varie accoppiate che si formeranno e che saranno probabilmente determinate dalle nostre scelte, i personaggi interagiranno tra di loro in maniera diversa, svelando dettagli nascosti riguardo alle loro storie. La cosa mi ricorda la meccanica sostegno presente nei vari titoli di Fire Emblem, anche se ovviamente in questo caso sembra si tratti di qualcosa di molto più grezzo. Ad ogni modo, la cosa è interessante e resta in linea con la politica attuata da Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che tramite le card allenatore si era concentrato abbastanza sulla lore dei singoli personaggi. È però con rammarico che vi dico che queste cose vorrei anche vederle attuate nel gioco e non solo scritte. Mi piacerebbe insomma assistere a degli eventi che rendano visibili alcuni tratti della personalità dei personaggi. Per intenderci, un ottimo lavoro da questo punto di vista l'ha fatto la serie Ali del Crepuscolo presente su YouTube, che tramite delle brevi animazioni ha fatto dei focus specifici sulle caratteristiche dei personaggi. E d'altra parte, quello che abbiamo visto di Beat all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo per me ha un grande valore. Uno dei momenti migliori del gioco, a mio avviso, è quando Rose scomunica Beat, che rimane totalmente scioccato. Da cose simili è più semplice empatizzare con il personaggio, capirlo e dunque apprezzarlo al meglio. Qualcosa di simile non sarebbe nuovo nel brand Pokémon, il Memory Link di Pokémon Bianco e Nero 2 lo ha fatto, andando a fornire dei background storici a delle caratteristiche che il gioco millantava velatamente e che però restavano impercettibili. Insomma, spero che anche in questo caso ciò serva da lezione per focalizzarsi sempre di più sulla caratterizzazione dei personaggi, che a mio avviso in Pokémon Spada e Scudo qualche passo avanti rispetto a X e Y o a Sole e Luna c'è stato. Un'ultima osservazione circa questa feature. All'interno della prima parte del DLC, ogni allenatore, da Mastard ai Capipalestra presenti sull'isola, ci ha suggerito l'avvento di questo torneo. Mastard addirittura, prima della boss fight finale contro quest'ultimo, ci parla della necessità di ottenere punti esperienza. Questo a mio avviso significa due cose. La prima è che probabilmente questo torneo non avrà il level scaling, che invece era presente nel Pokémon World Tournament. Dall'altro però, questo continuo rimandare alla necessità di allenarsi mi fa pensare che i livelli siano particolarmente alti. E a mio avviso infatti questa parte del DLC sarà l'analogo della quest di Urshifu Gigamax presente nell'isola Armatura, la quale, come saprete, è sbloccabile solo dopo aver sconfitto la Lega Pokémon e aver terminato chiaramente la campagna del DLC. Questo perché, verosimilmente, per partecipare al torneo di Galwick occorrerà quantomeno giungere a Galwick e dunque aver già affrontato tutte le questioni relative a Rose, Eternatus e la Lega Pokémon. Questo sarà dunque l'ultimo atto di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, DLC compresi. E se anche in questo caso, dopo tutto il farming che si è fatto, non si coglierà l'occasione per presentare dei Pokémon a livello 100, credo proprio che ne rimarrei deluso. Non possiamo fare altro che sperare che le cose vadano per il meglio. Ora, queste erano le mie opinioni riguardo alle nuove feature di gioco presenti nel DLC. Entrambe si dimostrano, a mio
avviso, nel complesso, dedicati ai giocatori più hardcore di Pokémon. In particolare strizzano l'occhio a quei giocatori competitivi. Nonostante ciò, e in particolar modo mi riferisco all'avventura Dynamax, sembra anche che siano necessari dei compromessi a questa visione, e che a mio avviso potrebbero tranquillamente essere migliorati. È però vero che anche qualora una di queste due feature dovesse fallire, non ne sarà compromesso l'intero DLC. E allora parliamo dei punti dove il DLC non deve fallire. Parliamo dell'avventura principale che vivremo nella Landa Corona e della Landa Corona stessa. Prima di procedere vi avverto che inevitabilmente farò riferimento ad alcuni leak e fonti non ufficiali e mai rilasciate. Non parliamo di spoiler specifici della trama, ma di alcune cose che qualcuno potrebbe non aver piacere a sentire. Per rispetto nei vostri confronti ve lo dico, proseguite il video a vostro rischio e pericolo, sapendo che si tratta di spoiler medi. Fatta questa premessa, riguardo a questo punto, ossia la trama principale, ho delle preoccupazioni. La campagna principale all'interno della Landa Corona sembra ruotare attorno a 4 capitoli, che non è ancora chiaro se saranno affrontabili in un ordine prestabilito oppure se si tratterà di generiche missioni che ci verranno affidate e che noi dovremo completare a nostro piacimento. Sono preoccupato perché mi sembra troppa roba. L'isola solitaria dell'armatura ci ha presentato una campagna principale di 2-3 ore di gameplay, e per raccontare tutte queste cose io me ne aspetto almeno 6, se non addirittura 10. Il mio timore è che questa cozzaglia di questioni finisca in cacciara e che nel concreto non si vada a dare alcuna spiegazione soddisfacente degli eventi all'interno della Landa Corona. Certo, le cosiddette spiegazioni potrebbero essere delegate alla nostra esplorazione della Landa, il che non solo sarebbe perfettamente in linea con la tematica dell'esplorazione, ma forse anche il compromesso più giusto e più fruttuoso all'interno del mondo Pokémon. Pensate a Sinnoh e alla biblioteca di Canalipoli. Ma allo stesso tempo è vero che Pokémon Spada e Scudo ha dimostrato un'altra direzione. All'interno di questi titoli la lore è stata il motore della trama, con quest'ultima incentrata a risolvere le inesattezze del gioco riguardo alla narrazione storica degli eventi di Galar. Se la Landa Corona dovesse seguire questo stile, a mio avviso si rischierebbe di cadere nell'errore che Pokémon Spada e Scudo, pur con la sua generale povertà, aveva evitato. E mi riferisco ai temutissimi buchi di lore, che è il motivo principale per cui ad esempio non posso apprezzare a livelli di altri giochi un Pokémon X e un Pokémon Y. Andrà insomma spiegato il legame tra le ultra creature e Galar. Andrà spiegata la presenza dei leggendari nel sottosuolo, che a mio avviso si presta molto ad essere connessa con la questione degli ultravarchi. E poi bisognerà dare una spiegazione alle forme Galar degli uccelli di Kanto. Bisognerà trattare la tematica dei regi, che è fondante della lore del mondo Pokémon. E ultimo, ma non meno importante, bisognerà narrare del popolo di Calyrex, e dei Pokémon con cui probabilmente si fonderà. E questa è tanta roba da spiegare in un DLC, anche se quest'ultimo si presta alla lore. E la mia preoccupazione è che non vorrei fosse troppa. Non vorrei che venga taciuto il motivo della presenza dei leggendari nel sottosuolo, e che da ciò ne risulti ovviamente una minore immersività del gioco. L'interazione con l'ambiente circostante è allora forse l'unica chiave di volta che può mettere in accordo tutti quanti. Se gran parte della lore della Landa Corona potesse esplicitarsi nell'esplorazione della Landa Corona stessa, magari leggendo incisioni sulle tombe che riportano la data di morte di una persona appartenuta al popolo di Calyrex e magari le cause, magari perché attaccata da Regidrago, allora si tornerebbe a quella formula che ci ha fatto innamorare di Pokémon Diamante, Perla e Platino. Riguardo alla lore, ragazzi, le teorie le ho già fatte, ve le lascio nelle schede. Aggiungo semplicemente che credo che i leggendari nel sottosuolo saranno giustificati con gli ultravarchi e che magari la presenza delle ultracreature potrebbe collocarsi in passato, e magari queste ultracreature potrebbero essere il motivo della frizione all'interno del regno di Calyrex tra umani e Pokémon. Un popolo che, pur dovendo tutto ai Pokémon, ha finito per rinchiuderli perché le ultracreature li hanno attaccati, provocando negli uomini la paura e dunque il distanziamento dai Pokémon. E probabilmente le due forme nuove di Calyrex avranno a che fare con la sconfitta del suo regno, dato che nei leak è presente uno strumento che avrà le stesse funzionalità che il cuneo DNA aveva per Kyurem, e nel primo trailer sappiamo dell'esistenza di uno strumento, per l'appunto presente nella cattedrale a nord della Landa, che da un secondo leak della mappa sappiamo essere legato a Calyrex. Torneremo a parlare di tutto ciò qualora il gameplay confermi o smentisca le nostre precedenti teorie. Quello che è importante in questo momento è che tutto venga spiegato in maniera convincente e che vi sia un ambiente adatto ad ospitare tutto ciò. E per la verità, dei segnali positivi ci sono. Moltres, Zapdos, Articuno sembrerebbero essere Pokémon erranti, e la loro quest potrebbe dilatarsi per tutta la Landa Corona. La missione allora potrebbe consistere nel trigger
considerare l'evento attorno all'albero al quale assistiamo nei trailer, che ci consentirà poi di sbloccare la possibilità di vedere occasionalmente questi uccelli passare per la mappa, creando a partire dalla trama un contenuto secondario, espandendo tra l'altro quel concetto che già si era visto abbozzato all'interno dell'isola armatura con gli Slowpoke di Mustard, e cioè lo svolgimento della trama all'interno dell'open world. Un altro dettaglio a tal proposito interessante è sicuramente Regigigas. Il Pokémon dai leak sembra essere presente all'interno del gioco, ma non all'interno dei raid Dynamax. Come infatti vedete all'interno di questa schermata presa dal primo trailer e che rappresenta tutti i Pokémon presenti all'interno della funzione, che poi sarebbe stata resa nota come avventura Dynamax, Regigigas è assente, mentre è presente in una lista di Pokémon data mai nati all'interno della Landa Corona. Potremmo dunque aspettarci un evento secondario, scollegato magari dalle questioni dei singoli regi, dedicato a Regigigas, sbloccabile magari una volta catturati tutti i singoli regi? E sarà magari in questo evento secondario che verremo a conoscenza della lore di questi Pokémon? Personalmente lo spero, anche perché tra le altre cose sembrerebbe confermata la presenza delle lastre di Arceus nel gioco, senza che però vi sia effettivamente Arceus. Ciò unito al fatto che in Pokémon Spada e Scudo è presente la lastra Spiritello, che è rinvenibile nelle rovine dell'antica Knuckleburg, mi lascia pensare che le altre lastre possano essere disperse per la Landa Corona e che magari, similmente a Sinnoh, ma forse qui sto un po' esagerando, possano esse stesse raccontare qualcosa riguardo a questa terra. Se così dovesse essere, se la Landa Corona dovesse dimostrarsi funzionale per lo sviluppo di una lore interessante, se non la redenzione dell'ottava generazione, essa potrebbe rappresentare quantomeno un buon segnale per il futuro. Il segnale che le esigenze sentite da molti giocatori e che recentemente sembrano essere state violate siano ancora in gioco. Game Freak non si sarebbe dimenticata dei tempi di Pokémon Bianco 2 e Nero 2 e semplicemente avrebbe atteso con Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ed è sicuramente una scelta deprecabile inserire all'interno di un DLC la lore che dovrebbe essere contenuta nel gioco principale. Con ciò intendendosi non contenuta a livello di contenuti, perdonatemi il gioco di parole, ma a livello meramente quantitativo. Ma quantomeno sappiamo di poter essere soddisfatti in futuro, magari pagando un DLC allo stesso modo nel quale con Pokémon Platino abbiamo pagato delle aggiunte di lore sostanziali. Ribadisco, questo non è ok, però è qualcosa. Ed è qualcosa soprattutto in vista dei remake di Diamante e Perla che sembrano essere alle porte. Una generazione, la quarta, che forse dei cavalli di battaglia di cui si fa promotrice anche la Landa Corona è stata la campionessa. Camilla, il campione più forte della storia Pokémon, con i Pokémon con massime IV e soprattutto una lore davvero profonda. Al di là degli errori di impostazione, che non abbiamo mancato di far notare in quest'anno, allora il 23 ottobre Pokémon a mio avviso dovrà dimostrare di essere ancora in grado di proporre un PvE che sappia conquistare le persone. Non salverà l'ottava generazione, ma qualora la Landa Corona sotto questi aspetti non dovesse convincere, allora forse Pokémon ha irrimediabilmente ipotecato il suo futuro. Bene ragazzi, con queste parole finali io concludo il video. Spero che vi sia piaciuto, se così vi invito ovviamente a lasciare un like, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Passate dai social, in particolare da Twitch, soprattutto perché il 23 ottobre inizieremo a streamare il DLC, e da Instagram per rimanere sempre aggiornati. Per il resto vi ricordo di premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.